Bene, allora buongiorno, grazie di essere intervenuti, grazie alle autorità presenti, al Presidente Albizzone, al Sindaco di Agrigento, il Dottor Filetto, al Direttore Generale Treccani. Io ho il piacere anche a nome del Presidente Gallo, nella mia veste di Vicepresidente dell'Istituto, di dare il benvenuto e grazie di essere qui a tutti quanti nell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana in questa giornata particolarmente importante, perché con una singolarità di date, ci pensavo venendo qui, c'è un incrocio di date che mi fa riflettere molto sul lancio di questa iniziativa. E le dico subito rapidamente, il premio Mondello nasce 50 anni fa esattamente all'incrocio fra la celebrazione del centenario, i 100 anni dalla nascita, e una grande banca siciliana all'epoca, la Cassa di risparmio per le province siciliane, che guidata dal presidente Ferdinando Stangelo Ondres decise di mettere in piedi una grande iniziativa culturale che, legata al nome di Pirandello, potesse rilanciare i valori della cultura siciliana, dell'apertura siciliana al territorio, al mondo. Non dimentichiamo il ruolo internazionale di Pirandello, e da questo punto di vista il premio Pirandello, che partì nel 66-67, esattamente 50 anni fa, era uno dei punti di riferimento. Io in quegli anni bazzicavo veramente, in quegli anni facevo il contestatore a Palermo, ero il capo della contestazione alla facoltà di filosofia, e quindi in quegli anni avevamo una grande voglia di cambiamento. Si parlava della fantasia al potere, poi a ridosso ci fu il maggio parigino. Erano anni in cui l'idea di una grande banca, di mettere in pista una grande iniziativa legata a questo personaggio straordinario, segnò un cambio di passo nelle dinamiche della cultura siciliana. Andò avanti per 30 anni e nel 97, quando la Cassa di risparmio entrò in crisi, diciamo così, si potrebbero dire tante cose, la Cassa di risparmio entrò in crisi, insieme alla Cassa di risparmio entrò in crisi il premio Pirandello. Non se ne parlò più per 30 anni, fu molto importante, molto seguito a livello nazionale e internazionale, diede luogo a dei grandi premiati. Troverete nel comunicato stampa alcuni nomi di premiati come Dario Fo, Vittorio Gassman, Missi Rodi, insomma, tutti personaggi di grande rispetto. Nel 2007, presidente del Banco di Sicilia, ancora sempre il numero 7, è la cifra magica. Nel 2007, presidente del Banco di Sicilia, questo nel comunicato non c'è, ma ne ho memoria perché la cosa è legata personalmente a chi vi parla, Francesco Mancuso, nella sua breve stagione di presidente del Banco di Sicilia, Giovanni Mancuso, Santo Stefano di Camastra, eccetera, io ebbi, siccome il premio Pirandello fu legato alla fondazione della Cassa di risparmio, che era la fondazione Lauro Chiazzese. La Fondazione Lauro Chiazzese venne trasferita nelle vicende delle dinamiche bancarie di quegli anni in Sicilia alla Fondazione Sicilia, cioè ci fu un'operazione come la Cassa di risparmio fu assorbita dal Banco di Sicilia, la Fondazione Chiazzese fu assorbita dalla Fondazione Sicilia. E però insieme alla Fondazione Chiazzese non arrivarono alla Fondazione Sicilia neppure le tracce del premio Pirandello. Allora, arrivato alla presidenza del banco Francesco Mancuso, io gli chiesi, detto: ma scusami, che fine ha fatto il premio Pirandello? Dice: non lo so, mi informo. Si è informato e mi ha detto: sì, è tutto qui chiuso, compreso il capoccione di Pirandello, che è un bronzo di Pirandello fatto da Emilio Greco, molto bello, poi dirò alla fine dove è messo adesso,
il capoccione dei grandi ha detto ce li ho io. E detto, scusa, ma dovrebbero finire alla Fondazione Sicilia. Detto, ma a me nessuno l'ha detto. Ma hai difficoltà a darmeli? Facciamo una commedia. Guarda, facciamo una cosa. Dimmi quando ci sei e ti faccio portare tutto a Palazzo Branciforte. Anzi, per l'esattezza, me lo riportò a Villa Zito, perché allora la Fondazione Sicilia aveva sede a Villa Zito. E con un'operazione, io non ho difficoltà a dire, molto amicale, legata ai rapporti fra Francesco Mancuso e chi vi parla, il premio Pirandello, che doveva arrivare per via istituzionale alla Fondazione Sicilia, è arrivato per le vie brevi. E quindi dal 2007 abbiamo rimesso in piedi il premio Pirandello, secondo la tradizione del premio, un premio biennale, adesso quest'anno, questa è la 21ª edizione, che abbiamo pensato di dedicare come edizione speciale centenario, per cui la 22ª edizione partirà per il biennio 18-19 all'inizio del 18. La 21ª edizione è un'edizione particolarmente importante che 50 anni dopo, perché la peculiarità è che questa edizione è per il 150esimo anniversario della nascita ed è per il 50esimo anniversario del premio Pirandello. Quindi la 21ª edizione che celebra due eventi, Pirandello e il premio Pirandello, si conclude con una solenne cerimonia che ha voluto la regione, in particolare l'assemblea regionale guidata da Giovanni Ardizzone, sindaco di Agrigento, e con tutta una serie di iniziative, poi ne parlerà molto meglio di me Felice Cavallaro, di una grande iniziativa sulla strada degli scrittori insieme a Massimo Brai, che mette in moto tutta una grande ricchissima attività di valorizzazione degli scrittori siciliani, non solo Pirandello, perché in quell'area geografica c'è una ricchezza e un bacino ricchissimo di intelligenze letterarie. Parte questa grande iniziativa che si concluderà il 6 di luglio con la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Agrigento e la consegna del premio Pirandello. Il premio Pirandello di quest'anno si è caratterizzato, essendo un premio speciale, con una composizione di giuria speciale che trovate nel comunicato stampa, che ha l'onore di avere in giuria il Presidente dell'Assemblea, l'Onorevole Ardizzone, il Vicepresidente Venturino, il Sindaco di Agrigento, il Direttore Generale della Treccani, il Regista Roberto Andò, che dovrebbe arrivare da un momento all'altro, lo stesso Felice Cavallaro, il Presidente della Fondazione Sicilia, che io continuo ad avere l'onore e la responsabilità di guidare. Questa edizione si manterrà sul registro del regolamento del premio Pirandello. Il premio Pirandello ha un premio internazionale Luigi Pirandello, poi ha un premio Pirandello che si dà in genere o a uno scrittore di teatro o a un autore o un attore. In genere si scelgono giovani, perché in questi casi addirittura il testo non deve essere pubblicato, deve essere un inedito, e poi c'è anche il premio della critica. Noi, data la peculiarità della giuria, che è una giuria istituzionale, abbiamo ritenuto di non far dare il premio della critica, anche se dico in Italia di critici ce n'è tanti che girano, quindi forse se ci mettevamo un po' di sale potevamo darlo pure noi. E abbiamo ritenuto di tenerci al premio internazionale Pirandello e al premio che abbiamo etichettato premio speciale centenario, scegliendo anche in questo caso, come ormai è peculiarità dalla rinascita del Pirandello dal 2007, scegliendo un giovane rispetto all'autorevolezza storico-culturale del premiato internazionale. E quindi oggi siamo qui a darvi i due nomi. Ed è con particolare onore che io vi dirò il nome del premio internazionale Luigi Pirandello, che va a Toni Servillo. Toni Servillo è un attore che tutti ormai conosciamo, di una grande
sensibilità artistica, con una grande capacità performativa, perché è un attore che si muove molto facilmente, agilmente fra teatro e cinema, e uno che riesce attraverso la rappresentazione teatrale, attraverso il personaggio, ad esprimere una forte tensione rispetto al testo, con una capacità di approccio al pubblico molto efficace, è un grande manipolatore della traduzione teatrale. Cioè lui riesce, impersonando i diversi soggetti che viene chiamato a rappresentare, ad impersonare un trasferimento di personalità molto efficace, che determina con grande impronta quello che nella tradizione teatrale classica, penso ad Aristotele, alla Catarsi delle Passioni, riesce a dare senso alla empatia fra l'attore e il suo pubblico. Un personaggio davvero pirandelliano, se devo concludere con un'espressione, quello che io ritengo essere stato il motivo che ha indotto la giuria unanime, eccolo. Dicendo subito in due minuti, e quindi lascio andare Massimo in due minuti, il secondo premio, quello speciale centenario, va a Michele Riondino. Michele Riondino è un giovane attore che ha anche lui una carriera molto vivace alle spalle, dal Giovane Favoloso, dove è stato l'Antonio Ranieri del Leopardi, al Giovane Montalbano nelle performance che abbiamo avuto modo di seguire delle storie di Camilleri, ed è un personaggio che incarna molto bene questa vivacità fra la tradizione classica e la interpretazione contemporanea. Io so che c'è Massimo che deve andare via, quindi mi fermo e gli do subito la parola. Giusto un ringraziamento, anche un ricordo di perché forse Felice Cavallaro considera questo grandissimo lavoro di coordinamento, ha pensato a me. Io ho fatto un viaggio nel 2013, ho avuto il piacere di incontrare Stefano Pizzone e Dino Fioretto, e proprio vivendo, seppur per poco tempo, ma molto intensamente, questi luoghi, era nata l'idea di una strada degli scrittori da una parte, e poi si è andata arricchendo in una serie di iniziative, quindi credo che sia stato l'esempio più intelligente di come si possa davvero mettere in piedi quel turismo consapevole dei beni culturali che in Italia parliamo ogni giorno, come uno dei grandi motivi per cui abbiamo speranza di un rilancio del paese e di rispetto delle caratteristiche dei paesaggi e dei beni culturali. Quindi sono contento che questa iniziativa sia andata avanti, hanno dato un forte aiuto, il Presidente Sonic sicuramente mostra sensibilità di una regione verso il suo patrimonio storico artistico. Credo che l'idea del Master sia una cosa sicuramente di valore, e perché c'è una grande sede di cultura che il Salone di Torino ha dimostrato, e perché c'è anche molta necessità di un'attenta formazione. Questo sarà un master che non vorrà soltanto soffermarsi proprio sul mestiere della scrittura, ma anche sui mestieri editoriali. E devo dire che questa è una felice intuizione che Cavallaro ha voluto portare avanti. Speriamo che abbia una lunga storia, che diventi anche, come dire, strutturato in una particolare zona della Sicilia e in una regione del nostro paese. Sono sempre convinto che la cultura ci possa riservare non solo sorprese, ma anche una partecipazione al bilancio
del nostro paese. Queste sono iniziative che secondo me dovrebbero essere sempre di più promosse. Averlo legato al premio Pirandello mi sembra un'altra intuizione importante. Treccani ha curato da poco i due volumi ricciardi della grande letteratura italiana dedicati proprio a Pirandello. Sono due tomi, credo, che facciano veramente il punto su un autore che giustamente identifichiamo come una delle massime autorità della nostra identità culturale e letteraria. Le scelte che sono state fatte dalla giuria non solo mi hanno trovato d'accordo, ma sono secondo me importanti, e credo che quando ci spiegherà le indicazioni ufficiali, ma anche i motivi di questo valore. Vi ringrazio e mi scuso se devo andare via, ma siamo anche contenti con il vicepresidente di aver ospitato questa presentazione in Treccani, perché è un po' la sede naturale di molte di queste iniziative che stanno fiorendo nel paese. Il nostro desiderio è di essere un po' collettore di queste iniziative, perché l'idea di fare rete tra le eccellenze è qualcosa che distingue il tempo. Grazie. Grazie Massimo.